era cross. Era cross. Allora basta lì. Fuori il passo. Toccalo! Picchi. Bravo, tenali. Thank you.
Esordio in seconda, cioè nel campionato anche se è coppa, però vabbè, e una vittoria. Io ti devo fare una domanda, perché sì, in pratica cosa gli hai detto alla fine del primo tempo ai tuoi, perché hai cambiato tu la partita o sbaglio? Ma no, abbiamo... No, non dire no, perché ma no, cioè no, i meriti vanno dati. Abbiamo cambiato atteggiamento, siamo stati un po' più aggressivi e abbiamo cominciato a correre un attimino di più, abbiamo cambiato solamente i due esterni avanti e diciamo che siamo stati più corti, un po' più squadra, ecco. Nel primo tempo invece eravamo un po' lunghi e un po' distratti anche. Sì, facevate girare la palla dietro, cioè, poi dopo avete cominciato a farla girare invece nella metà campo degli altri, in questo campetto sì, bisogna imparare a giocare, secondo me. Sì, perché il campo è piccolo, l'erba era alta, però abbiamo, diciamo che la classica frase, abbiamo alzato un po' il baricentro, un po' di più e siamo stati un attimo un po' più pericolosi, ecco, quello lì. Sì, in pratica si sono invertite le situazioni, sì, perché il primo tempo avete avuto, cioè loro hanno quasi dominato per almeno per un quarto d'ora, 20 minuti, e però nonostante questo due occasioni le avete avute, nel secondo tempo sta alla rovescio, avete dominato voi e loro hanno avuto due occasioni anche loro, però mi siete piaciuti, cioè tutti e due, nel senso che io ho visto un tempo... No, partita equilibrata, sì. No, due belle squadre, No, due belle squadre la seconda, cioè veramente giovani che lottano, davvero, complimenti su questo. Grazie. Niente, le vostre ambizioni? Le ambizioni sono quelle di provare a ritornare in prima categoria. Io il primo anno che sono qui mi è stato chiesto questo, insomma, di provare a cercare di stare in alto e cercare di ritornare in prima categoria. Non sarà facile. Non sarà facile, ma la squadra ho visto molto rinnovata, giusto, dall'anno scorso? Sì, sono rimasti in 8. Sono stati inseriti 6 juniores e gli altri sono nuovi acquisti, ecco. Ok, mister, complimenti. Grazie. Ci vediamo poi alle prossime. Ho visto un primo tempo, una gran bella squadra. Secondo tempo si sono invertite le cose e in pratica loro hanno giocato a specchio per come avevate giocato voi nel primo tempo. Questo campo logicamente piccolo con l'erba alta sicuramente qualcosina di suo ha dato, però credo che fosse una partita da pareggio visto i due tempi. Cioè io ho parlato con il mister del Cervo e gli ho detto proprio cosa gli aveva detto alla fine del primo tempo, perché sono usciti che in pratica hanno giocato come avete giocato voi il primo. Certo. Sì, no, il primo tempo abbiamo dato una buona intensità. Poi anche io penso anche nel secondo, fino a quando non abbiamo preso gol, dopo purtroppo abbiamo pagato la stanchezza, secondo me è anche una cosa psicologica, perché sul primo gol poi si è visto proprio il cambiamento della squadra, abbiamo sbagliato dei palloni facili, anche la fatica si è fatta sentire, però purtroppo dobbiamo imparare che in questa categoria non possiamo sprecare 3-4 occasioni nitide che abbiamo avuto, una con Zanichelli soprattutto, perché poi come si è visto loro la prima occasione che hanno avuto hanno fatto gol. Purtroppo penso che alla fine della partita nessuno possa dire che il Cervo abbia tirato in porta 10-15 volte. Penso che abbiano fatto pochi tiri, noi in difesa non abbiamo concesso molto, alla fine sono anche abbastanza contento della prestazione della mia squadra, purtroppo dobbiamo imparare a essere più cattivi sotto porta. Sì. In questa categoria purtroppo non perdono nessuno. Io non so, forse uno la vede, poi vedremo anche i filmati. Io ho visto che prima di fare gol hanno avuto 3 o 4 occasioni, hanno alzato il baricentro, hanno giocato più nella vostra metà campo, voi avete avuto nel secondo tempo 2 occasioni, però sono state più sporadiche che rispetto ai 5-6 tiri che avete fatto nel primo tempo. Nel primo tempo eravate insediati là, sicuramente sì, la preparazione sicuramente. Può essere diversa squadra per squadra, mister per mister, quindi sicuramente qualcosa avrà influito. Comunque devo dire complimenti, perché cioè, mi sono piaciute tutte e due le squadre, è stata davvero una bella partita, una intensa, veramente mi siete piaciuti, mi sono divertito. Il Cervo, faccio complimenti al Cervo perché è un'ottima squadra con dei buonissimi giocatori,
diranno la loro sicuramente, noi faremo la nostra e dimostreremo che non saremo la vittima sacrificale del campionato venendo dalla terza categoria. Cervo retrocede dalla seconda, erano già una buona squadra l'anno scorso. Beh, io scusami mister, ma quello che ho visto oggi, io ho visto due squadre che non so cosa arriveranno, ma sicuramente non saranno nei bassi fondi della classifica. Te lo dico sinceramente, seconda un pochino me ne intendo. Sì, partiamo per fare il meglio possibile. Adesso non voglio sbilanciarmi su obiettivi, ma sicuramente una salvezza tranquilla. Poi, come ho già detto ai ragazzi, tutto quello che viene dopo la salvezza è tanto di guadagnato. Però prima raggiungiamo la salvezza e poi possiamo puntare a molto di più. Ok, mister, ti ringrazio, grazie. Alla prossima.